linea a 2 punti dai play-out e a 4 punti dai play-off, però comunque questo è un campionato difficile e secondo me si sta parlando troppo fuori e non si sta pensando che secondo me si parla di calcio, la cosa più importante nell'ambiente avellinese a livello calcistico è la squadra, l'allenatore, vabbè, i tifosi, il presidente, sicuramente, tutti insieme, ma secondo me bisogna pensare più al calcio. Neanche evitare di creare alibi ai calciatori? Ma guarda, poi tutte queste chiacchiere possono anche inconsciamente portare a una sorta di alibi che comunque non ci voglio credere, però comunque sicuramente distorciono e disturbano, sì. Soprattutto quello che è il discorso squadra, calciatori, che è il discorso più importante, ma soprattutto il discorso calcio, che è una cosa a cui agli avellinesi piace tanto. Bisogna pensare al campo, come dicevi tu. Domenica c'è la sfida con il Carpi, la seconda gara casalinga. Serve una risposta anche in termini di risultati per mettere a tacere tutte queste polemiche. Quelli sono i risultati, sono quelli che un attimino fanno stare tranquilli un pochettino tutti quanti, però quei risultati arrivano solo se all'esterno, intorno alla squadra, c'è una sorta di tranquillità, anche se ci sono problematiche, discussioni, non so a proposito di che, perché poi dopo bisogna andare a vedere un attimino fino in fondo quali sono queste discussioni, ma si perde di vista sicuramente la cosa più importante, cioè la tranquillità della squadra, la tranquillità calcistica che serve ai calciatori per poter fare bene in campo.